Nel mese di aprile c'è un drastico cambiamento nel cielo, visto che oramai il cielo primaverile la fa da padrone. A nord, come sempre, l'astro più brillante è la stella polare, intorno alla quale gira sempre tutto il resto del cielo. L'orsa maggiore si trova alta nel cielo, quindi Cassiopea è bassa all'orizzonte, mentre in meridiano, in prima serata, transita il Leone con le sue galassie. Sul versante orientale il cielo primaverile è già sorto completamente, mentre ad ovest Orione ed il suo seguito stanno dando l'arrivederci alla prossima stagione fredda. Partiamo come sempre dal versante nord, dove la stella polare, quasi perfettamente in meridiano, è facilmente rintracciabile a partire dall'orsa maggiore molto alta in cielo. Unendo le stelle Merak ed Ube, infatti, i puntatori della polare, sarà semplice prolungarne il segmento per circa 5 volte fino ad arrivare all'unica stella brillante della zona, la Polare, appunto. Per essere sicuri che sia lei, basta pensare che si trova ad un'altezza nel cielo pari alla latitudine del luogo di osservazione. Proseguendo un altro po' con il segmento che parte dai puntatori, si giunge alla stella Al-Rai, che rappresenta la punta della casetta di Cefeo. Un po' più ad ovest e più bassa, la classica W della costellazione di Cassiopea. Una delle stelle più vicine alla polare è segnata da un marcato colore rosso ed è uno dei guardiani della polare. Si chiama Kochab e proseguendo la curva che dalla polare passa proprio per Kochab, si giunge con un lieve prolungamento ad una delle stelle più importanti del drago, Tuban, che un tempo indicava il polo nord celeste. Con l'andare delle ore il cielo ruota intorno alla stella polare e a notte fonda la posizione delle costellazioni circumpolari è cambiata. L'orsa maggiore ha scavallato lo zenith e ora si appresta alla fase di discesa, verso nord-ovest, mentre Cassiopea ha superato il punto di minimo ed ora inizia la sua risalita. La polare, come sempre, sta ferma al centro del cielo del nord. E lo è ancora prima dell'alba, quando l'Orsa Maggiore e Cassiopea si trovano quasi alla stessa altezza. In questo momento, la zona più alta del cielo, quasi lo zenith, è occupata dalla vasta ma debole costellazione del Drago, mentre un po' più in basso sta salendo anche la casetta di Cefeo. Ad ovest, prima che tramontino, sarà bene dare un'occhiata alle stelle invernali che ci salutano. Con il toro mezzo tramontato, ma con Aldebaran ancora visibile, bassissima all'orizzonte, e attaccata alla costellazione dell'Auriga e del suo faro celeste, Capella. Orione ormai è mezzo tramontato, soltanto Betelgeuse ancora resiste sopra l'orizzonte, mentre Sirio si sta apprestando al tramonto. A circa metà cielo, i gemelli sono ancora degnamente osservabili, mentre ancora più in alto, a sud-est, è il Cancro. In meridiano, in prima serata, transitano le costellazioni primaverili a partire dal Leone della stella Regolo e quasi allo zenith proseguendo con il Leone minore, costellazione abbastanza piccola e debole. La parte bassa del cielo dell'orizzonte sud è occupata da costellazioni di declinazione australe, caratterizzate da stelline deboli. La più estesa è la costellazione dell'Idra Femmina. Verso sud-est, a metà cielo, arriva una delle costellazioni più importanti del periodo, la Vergine della stella Spiga, sovrastata da una chioma di Berenice che, in coda al Leone, offre tutte le sue galassie agli osservatori dotati di strumentazione. Più in alto rispetto alla chioma di Berenice, la debole costellazione dei Cani da Caccia, famosa per la sua galassia M51. Spostandoci verso est, troviamo tutto il cielo primaverile già sorto in prima serata. La stella principale è la brillantissima Arturo nel Butis, la stella più brillante del cielo boreale. Per essere sicuri di ciò che si sta guardando, basta partire dall'Orsa Maggiore, molto alta, e prolungarne il manico seguendone la curva. La prima stella che si incontra è proprio Arturo, ma se proseguiamo ancora con la curva, arriviamo ad un'altra stella brillante. Spica. Più in basso, a nord-est, è sorto già lo strano quadrilatero della costellazione di Ercole,
mentre tra Ercole e Butis è facilissimo trovare l'archetto di stelle dato dalla corona boreale della stella Gemma, al suo centro come diadema. Tutte queste costellazioni le ritroviamo a sud a notte inoltrata, intorno alle ore 2:30. Alta nel cielo c'è la costellazione del Butis, a sovrastare la più bassa Vergine, già transitata, ed uno scorcio di cielo estivo che parte dalla Bilancia, prosegue con lo Scorpione di Antares e termina con una parte di Centauro, appena accennato. Ben più visibile è la 13ª costellazione zodiacale, l'Ofiuco, della stella Rasa Lague, che separa la testa del serpente dalla coda del rettile stesso. Ad est, Ercole ha raggiunto una ottima altezza, sempre preceduto dalla più piccola corona boreale. Scorpione e Centauro sono solo i primi accenni di estate, e per capirlo basta voltarsi a notte fonda verso est, laddove è già alta la Lira di Vega, e sono già sorti il Cigno di Deneb e l'Aquila di Altair, a completare un evidentissimo triangolo estivo con il suo seguito minore, dove spiccano la Freccia, interna al triangolo, e il Delfino poco più in basso tra Aquila e Cigno. L'estate può ancora aspettare del resto, e magari la nottata osservativa si può chiudere ad ovest, dando una ultima occhiata al leone prima che vada a tramontare.